successo qualcosa tutta questa attesa, discussione? No, eravamo ad analizzare quelle che possono essere le cause di questo percorso, anche oggi, strano. Nella cosa è venuta fuori? No, ma è chiaro che ci sono analisi che facciamo dal punto di vista della mentalità, dal punto di vista tecnico-tattico, quindi poi è chiaro che preferiamo all'interno dello spogliatoio, ma poi eravamo con lo staff tecnico ad analizzare le varie situazioni, per cui non è che sto a dire quello che abbiamo analizzato, ma sappiamo appunto che ci sono dei punti dove possiamo migliorare, perché poi dopo un primo tempo del genere diventa quasi stucchevole rimarcare come ci sia stata magari una gestione della partita e tu sei andato a subire il primo e poi il pareggio. Quindi ripeto, per come si era messa la partita, per quello che la squadra aveva fatto nel primo tempo, la vivo come una sconfitta questa, non sicuramente come un pareggio, per cui c'è grande rammarico, grande incazzatura, per cui sì, si deve trovare un aspetto su cui lavorare, che è, io credo, principalmente quello della mentalità, perché forse ci siamo accontentati, non siamo neanche stati lucidi e bravi nel secondo tempo a capitalizzare nel primo quarto d'ora due o tre situazioni di ripartenza, per cui oggi siamo qui ancora a piangerci addosso per un pareggio che è in realtà una sconfitta. Ha fatto un'analisi precisa Colombo sul primo tempo positivo, credo che non ci siano dubbi. Nella ripresa la mia analisi è stata che con gli ingressi di Livio e Margiotta i nuovi hanno dato energia e hanno dato idee a Latina. Chi invece questa volta è entrato dalla panchina del Pescara, almeno come intensità, non ha dato quello che magari lei si aspettava, perché sul 2-0 con tanta gamba fresca poteva andare diversamente. Sì, però è un aspetto che stavamo valutando, il fatto che comunque l'intera squadra è andata in gestione, non con lo scopo, come abbiamo già rimarcato in altre partite, con lo scopo di andare a fare male agli avversari, ma quasi per far trascorrere il tempo. Questo il Pescara non lo sa fare. Esatto, e quindi poi ne abbiamo pagato le conseguenze. Questo è il rammarico, l'incazzatura che ne deriva da questa partita, perché tu non puoi prescindere dal tuo DNA. Il nostro DNA è quello di essere aggressivi, di andare ad aggredire l'avversario nella metà campo avversaria. Poi oggi l'hai fatto secondo me veramente bene, e poi quando riconquisti palla lì sai anche essere pericoloso. Primo tempo, secondo tempo invece abbiamo abbassato ritmi e baricentro e hai trovato nettamente più difficoltà nell'andare a fare male agli avversari. Faccio un'ultima domanda io prima di una domanda da studio di Massimo Profeta e Giovanni Dottodonati. Nel briefing anche parlato di mercato con la società? No, oggi abbiamo veramente analizzato questa partita, questa situazione, queste pecche che alcune volte vengono fuori, e quindi non abbiamo assolutamente parlato in questo momento di situazioni di mercato. Una domanda da studio prima di salutare il tecnico del Pescara Alberto Colombo che va dai colleghi. Studio. Domanda che farà Giovanni Tontodonati. No, Giovanni, prego. Buonasera mister, innanzitutto io sono d'accordo, perché Pescara ha provato a gestire nel corso del secondo tempo, sono d'accordo con la sua analisi. Peggio ancora però dopo aver preso il 2-1, perché magari sul 2-0 un po' di rilassamento ci può stare, ma sul 2-1 la squadra non ha cambiato atteggiamento. Cioè io se prendo il 2-1, e può succedere nel calcio, l'ho detto anche prima, poi prima di prendere il 2-2 sputo il sangue. Invece questo non è successo, e credo che alla fine anche i tifosi abbiano un po' capito questa situazione. Cioè la squadra non ha dato tutto fino alla fine, tant'è che per la prima volta la curva mi sarà contestato, no? Vi ha chiesto di tirare fuori gli attributi, non so se è d'accordo. Beh, io Giovanni intanto saluto, ma faccio un'altra analisi. Visto che non veniamo da un momento felicissimo, e anche sul 2-0 una squadra deve stare con le antenne dritte. Però l'episodio ci può stare. Subisci gol e magari al contrario ti spaventi, visto che arrivi da una situazione non favorevole da diverso tempo. Ecco perché, quindi io credo che sia o doveva essere il contrario, proprio perché noi venivamo da due sconfitte o comunque cinque sconfitte in sei partite e l'attenzione doveva essere massima per portare a casa il risultato. Quindi poi subisci un gol così, ci può stare che tu sia intimorito e abbia subentri un po' la paura di non riuscire a portare a casa il risultato. Sul fatto che poi
non si sia visto magari quello che viene chiamato impegno in certi frangenti, magari è stato chiaramente colto da fuori e fatto notare a tutti noi. Chiudo con due battute flash, la prima sul secondo gol del Latina, però la squadra proprio ha sbagliato tanto perché ha lasciato campo ai nerazzurri e poi quel cambio gioco con Sannipoli troppo solo e ha preso le spalle a Milani. Seconda cosa, si è scaldata praticamente tutta la panchina tranne Lescano, perché non lo aveva visto bene in settimana o perché ha avuto direttive che il giocatore andrà via? No, assolutamente, mi prendo sul gol, parliamo di errori dal punto di vista tattico, perché poi bisogna rivedere anche come mai c'è stato un buco soprattutto nel centralmente, dove è stato un po' semplice fare questo cambio di gioco su cui avevamo lavorato. Noi sapevamo che loro potevano metterci in difficoltà con i cambi gioco e avevamo lavorato per non concedere il cambio gioco, per cui sicuramente lì gli errori si sono commessi. Sul fatto di Lescano, quando, come ho detto ieri, io vedo che c'è un giocatore mentalizzato e mi dimostra che ci tiene alla causa, è utilizzabile. Se vedo qualcuno che io ritengo non è alla stessa stregua degli altri dal punto di vista mentale, faccio altre scelte, semplicemente questo.